Un sentimento di raccoglimento e di intimità pervade la scena qui raffigurata. In piedi, in primo piano, di fronte ad una volta in stile rinascimentale, è dipinta la Vergine Maria, che indossa un sontuoso mantello bianco ricamato d'oro e con il bordo di pelliccia. La Madonna, che incarna la Chiesa Cattolica, stringe amorevolmente tra le braccia Gesù Bambino. Sullo sfondo, a sinistra, si intravede un edificio in stile gotico. In questo frammento di architettura è stato possibile riconoscere il coro della Basilica di San Pietro di Louvain, città di cui il pittore Quentin Mezzai era originario. A destra, un'arcata si apre sull'esterno, nella luce di un paesaggio naturale. La fattura di quest'opera, in altre parole la tecnica pittorica dell'artista, si rivela elegante e raffinata. Essa ricorda l'arte dei più grandi maestri fiamminghi del XV secolo, tra i quali spicca certamente il nome di Jan van Eyck. Quest'opera, eseguita nel 1509, mostra che Quentin Mezzai è a conoscenza dei cambiamenti radicali apportati dall'arte italiana. La sua pittura è emblematica di questo periodo di transizione in cui nel nord Europa si passa dal Medioevo al Rinascimento. Sin dal XV secolo, il moltiplicarsi degli scambi, le acquisizioni in campo tecnico e scientifico, la scoperta di nuovi continenti, l'invenzione della pittura ad olio e della prospettiva, che consentono una raffigurazione illusionistica e dettagliata, preannunciano una nuova concezione del mondo. Questo trittico, di piccole dimensioni, i cui pannelli possono essere richiusi, serviva alla devozione privata. Possiamo in ogni modo supporre che esso sia stato commissionato da un ricco mercante appartenente alla nuova borghesia mercantile, allora in pieno sviluppo.